Ragazzacci del web, un salutone dal Nabaccio e bentornati nella Warcraft. Molto bene ragazzuoli, bentornati sul serverone. Allora, quello che andremo a fare oggi sono due cosettine che mi aiuteranno per il futuro. La prima cosa che voglio fare, se potete vedere dal delirio che c'ho nell'inventario, è una farm di rotaie. Perché tempo fa il buon Bisunto ne aveva già fatta una per i ragazzacci, che sarebbe questa, che io ho leggermente migliorato aggiungendo un bottone che mette l'acqua e una leva che fa partire la farm. Il problema qual è? È che attualmente non funziona più, non farma più rotaie, però in compenso farma tappeti. Tanti tappeti. Tanti. È abbastanza efficiente, però diciamo che i tappeti sì, ci serviranno, ma non per quello che voglio fare io. Mi servono rotaie e quindi è venuto quest'oggi in soccorso il buon Freegaming offrendoci la soluzione. È una roba molto semplice, non mi richiedete il motivo, il funzionamento, perché non ne ho la più pallida idea. Praticamente mettendo un blocco qua con una leva accanto e un pistone, e poi facendo questa cosa qui con gli slime, così, e qua mettendo due slab, non so per quale arcano motivo, ma con le slab funziona, altrimenti no, rotaia qui e rotaia qui, questo blocco qua che sto puntando adesso farmerà rotaie, l'altro no, non si sa. Qualsiasi tipo di rotaia ci mettete qua sopra verrà farmata. Come? Semplicemente andando a mettere qua sopra, non da questo lato ma dall'altro, così, un bel osservatore, tacchite, yes, e poi attivando la leva una volta e facendola ripartire. Ho failato perché devo togliere questo. Allora, non mi chiedete per quale arcano motivo, ma mettendola in questo senso funziona. Non lo so, i bug quelli belli di Minecraft. Comunque, a parte tutto, quello che volevo andare a fare oggi non è tanto la farm di rotaie, anche se più avanti mi servirà, ma tutta un'altra cosa. Poi ovviamente off camera farò tutta la stanzina per Benino, parliamoci chiaro, perché così non si può vedere mai nella vita. La farò probabilmente tipo questa, però fatta a modo, cioè con l'acqua che va tutto in un punto, vedrò off camera. Quello che volevo andare a fare oggi, e ve lo spiego mentre torno a casa, è fare un po' di esplorazione, un po' di mining, diciamo, per il semplice fatto che dopo il lavorone fatto nel Nether Hub ho sinceramente bisogno di qualcosa di un po' più tranquillo. Quindi mi levo un attimo lo schifo dall'inventario, portate pazienza, e poi perché sono a corto di quasi tutte le risorse, non ho quasi più niente, mi sento un pezzente, specialmente di lapis, una miseria assurda, e quindi mi sono detto perché non fare un bel episodio di mining. Però dove lo andiamo a fare, vi potreste chiedere? Beh, molto semplicemente nella nuova zona. Ma Nabbo, cosa stai dicendo? Ebbene sì, durante la live che ho fatto qualche settimana fa ho trovato un posticino che è una figata atomica e ho intenzione di farci robe. Non so di preciso cosa e quando, però inizierò a fare robe. E quindi ho preparato questo tunnellino. Mi sono dimenticato il mangart. Torna a prenderlo. Ho preparato questo tunnellino che con una rotaia ci dà la possibilità di raggiungere la mia nuova zona. Perché voglio fare una nuova zona?
Non tanto perché mi sia scocciato di quella vecchia, ma per variare un attimino di contenuti e avere anche zone un po' più vergini dove poter farmare e fare cose in tranquillità. E nel mentre che il viaggio abbastanza lungo ci porta nella destinazione, volevo parlare di una cosa. Attualmente ancora non farò niente nella nuova zona per il semplice fatto che stiamo lavorando per risolvere vari bug che sono presenti nella Warcraft. Il buon Suriv ci sta lavorando come il demonio e per questo lo ringraziamo, però ci vorrà un pochettino di tempo, non so se quanto di preciso, però speriamo di risolvere. Quindi una volta risolti questi bug, molto probabilmente avremo anche a disposizione l'End, quindi andremo a sconfiggere il drago e quant'altro. Mi però quanto è lungo sto tunnel, faccio un taglio che mi sa che faccio prima. E dopo 3 minuti, non lo so, non ho guardato bene il tempo scorrere, siamo arrivati. Mamma mia come è lunga. Vabbè, questo me lo riprendo. Allora, eccoci arrivati al portale per la nuova zona. Se ve lo state chiedendo, di qua si va ancora più avanti dove Jesse sta facendo robe, poi lo vedrete sul suo canale, ma direi di entrare nel portale. Ed è già notte, quindi dormiamo in volo, così vi spiego cosa voglio fare. E buongiorno, buongiorno. Allora, attualmente vi starete chiedendo, ma Nabbo, dove sei finito? Una zona tutta ghiaiosa, tutta... Bah! Ma guardate quanto è figa sta roba! Cioè, non so se vi rendo l'idea. Qui ci voglio fare un qualcosa di... non lo so cosa, ma qualcosa ci farò, sicuramente. E magari stavo pensando su quel picco di farci una sorta di, chiamiamolo guardiano, che protegge questa zona. E per chi segue la mia vanilla si può immaginare chi sia, ma non vi spoilerò niente, poi ne parleremo a tempo debito. Quindi bando alle ciance dei discorsi, piccone alla mano e andiamoci a cercare una bella cavernuzza da esplorare. Direi che questa qui, giusto dietro l'angolo, può andar bene per iniziare. Ho le torce, ma sono poche. Quindi, tira giù un albero e direi di metterci le torce nella seconda mano e possiamo andare. Salve, signor scheletro. Lei già subito così di cattiveria ci piace, eh? Bravissimo. Ok, principalmente ancora scheletri. Mi fate parlare per favore, cortesemente. Mi sa di taverna tarocca. Esatto, taverna tarocca. Va bene. Volevo dire che principalmente quello di cui ho bisogno è ferro, tanto ferro, perché non ne ho veramente niente. E in più volevo anche vedere di raccattare materiali per fare la piramide del beacon, cosa che non ho attualmente. Cioè ho il beacon ma non ho la piramide, cioè non ho i materiali per fare la piramide. Quindi se lo zombie ce lo consente, direi di esplorare il più possibile e vedere di trovare robe robose. Salve, altro zombie. Lei? Era geloso del suo fratello? Ok, interessante. Quando arrivano tutti insieme è un bel vedere. Perfetto. Salve, il ferro, bravissimo. Lei è una persona intelligente. Allora, mi scavicchio un po' di robe e in caso va giorno. Hola, signor Creeper. Salve, lei desidera? Non lo facci? Facci il bravo, bravissimo. Ok, vi giuro non ho fatto manco un metro, eh. E qui
già. Ma porco, Satana c'era il ferro. Ah, bravo. Abbastanza popolata qui la zona, devo dire, eh? Anche se noto con piacere che qui non abbiamo il problema del bug della luce. E anche questa è una taverna tarocchissima. Quindi dovrò cercare qualcos'altro. Yeah! Mai una gioia, però. Allora, cortesemente, Minecraft, una caverna sana me la puoi dare, per favore? Che anche questa sicuramente sarà tarocchissima, ma ci puoi giurare tutto quanto. Ora, fammi prendere questa roba. Vediamo un po' se questa va un po' più giù. Ma mai nella vita! Comunque devo dire che non è male questa zona. Mi trovo una bella foresta d'intorno, alberi, pianura, pecore, cavalli. C'è un po' di tutto. Una bella zona variopinta, devo dire. Sì. Mi piace, mi gusta un botto. Qui ci si potrebbe fare anche delle belle farm fatte bene. Maiali, polli, mucche. Ci famo mancare nulla qua, No. La pecora rosa no. Ma che mita la pecora rosa! È la prima volta che la vedo. Fermi tutti. Allora. Pecora rosa. Te sarai la mascotte della nuova zona. Come ti piglia te? Dove? Vieni qua. E ci abbiamo la pecora rosa, che penso sia molto rara in game. Datemi un nome per questa pecora. Diventerà la mascotte della nuova zona. E qui sta arrivando notte. Io ho letto, ce l'ho. Perfetto. Allora, sta cavernuzza sembra più interessante delle precedenti. Anche se, come sempre, finiscono nel nulla. E io parlo sempre troppo presto. Vediamo un po' se... Perché si dirama parecchio. E lì ho lasciato il ferro. Sì, però basta caverne tristi che finiscono nel nulla. Uffa. Sento dei ragni. Ragni. Ho detto ragni, non scheletri. Anche te. Cortesemente. Allora, qui... Signor scheletro, anche lei. Quanti? Due? Allora, per favore. Ci accidenta voi altri. Una alla volta, per carità, Bravissimi. Picchiatevi fra di voi. Allora. Uno scheletro andato. Due scheletri andati. Zombie. Ciao zombie. Tutto a posto? Tutto a posto. Questo. Questa caverna sembra procedere un pochettino e andare dove c'erano i ragni, perfetto. Eccellente. Quindi mi vorresti dire che anche questa grotta era molto triste. Di qua? Tante volte visto mai, ma assolutamente niente. Ok, la zona è bella, figa e tutto quanto, Però porca miseria quanto sono tristi queste caverne. Là ci abbiamo pure una palude. Interessante. Molto interessante. Diamo un'occhiatina alla palude. Qui c'è una mezza cavernuzza. Quindi abbiamo, ricapitolando, un picco super mega figo con quella che sembra un'astronave volante. Una pianura con tutti gli animali temabili di Minecraft praticamente. È una discreta palude che ci potrebbe fare comodo. Quello cos'è? L'immancabile deserto? È una spiaggia. Ok. Là c'è un delfino. Oh, signor Droned, salve. Lei desidera? Oh, però là c'è una barca. E il signor drone ci droppa ben un lingotto d'oro, il che ci sta tutta. Dov'è la barca? Eccola qua. Allora, visto che comunque sia, le miniere sotto la nuova zona fanno un pochettino cagare, direi di vedere se
qua dentro troviamo qualcosa di un po' più interessante? Lo spero. Allora, intanto mappa del tesoro. Carta che fa comodo e libri ce li prendiamo. Dalla parte di qua. Guarda, giusto il carbone perché sì. Vediamo un po' se la terza cassa dovrebbe essere qua. Eccola qua. Perlomeno un po' di ferro, un po' di smeraldi, un po' di patata. Via robe, ste robe qui che non ci servono. E ok, possiamo tornare su a questo punto prima di affogare. E perlomeno andiamo a vedere la mappa del tesoro. A sto punto direi di sì. No, ma notate cosa c'è qua dietro. C'è un caspita di golfo enorme. Ma che figo che è. Allora, tornando a noi, dovrebbe essere più o meno qui in zona. Dammi la pala. Eccola. Salve. Buonasera, lei ci offre. Il diamantozzo l'abbiamo trovato. Ora, via sta carne marcia. Scusi, l'oro serve e il cuore del mare ovviamente sì. Resto, io sento un Enderman che mi ruzza d'intorno. Dov'è questo Enderman? Enderman. E dunque, signori, direi che il bottino di oggi è un po' misero. Decisamente. Mettiamo un attimo giù l'Ender Chest. Allora, abbiamo un centinaio di ore di ferro, un po' di ferro nel grezzo, carbone, un diamantozzo se Dio vuole, un po' di smeraldi, il cuore del mare, oro vario. Ora, sinceramente speravo di trovare qualcosina di più, però le caverne fanno un pochettino cacare qui vicino. Quindi magari esplorerò off camera un po' più nei dintorni e vedrò di trovare qualcosa di un po' più interessante. Detto questo, ragazzacci, mi sono arrampicato sulla cima del cocuzzolo per farvi vedere la zona dall'alto. Lì abbiamo una taiga, abbiamo la pianura, Birch Forest. Questa che dovrebbe essere una Mutant Extreme Hills. Dietro abbiamo una palude, uno splendido golfo e il mare e l'oceano. Qui non ci manca assolutamente niente. Abbiamo tutti i peggio animali del mondo da poter farmare e quindi penso che sia una zona fantastica dove poter fare una seconda base. Come dicevo, episodio sciallo. Speravo di trovare qualcosina di più nelle caverne. Sfiga ha voluto che ho trovato solo caverne tarocche. Però, se vi è piaciuto il video, invito tutti quanti a lasciare un like, un commento, a passare da vari social e dai canali degli altri partecipanti della Orcfest, di cui trovate il link in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, dal un abbraccio, un mega salutone e un abbraccio, e alla prossima gente, ciao ciao!